Sua Eccellenza il prefetto di Taranto, dottoressa Paola De Sì, il questore dottor Massimo Gambino e il colonnello comandante provinciale della Guardia di Finanza, dottor Massimiliano Tibollo, hanno partecipato insieme ad altri rappresentanti locali delle forze dell'ordine all'incontro nell'ambito della rassegna Legalità e Giustizia, che a Manduria riprende un percorso fortemente voluto dall'amministrazione comunale sin dal 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della legalità e della giustizia come fattore essenziale per la costruzione di una società che sappia muoversi nel solco del rispetto delle regole, della convivenza e dell'impegno civico. Un momento di riflessione che assume particolare importanza alla luce degli ultimi episodi di violenza accaduti nel centro cittadino. Fondamentale la presenza dello Stato e delle forze dell'ordine che, oltre a mettere in cantiere strategie operative per contrastare episodi di criminalità, esprimono la propria vicinanza alla comunità manduriana in questo momento difficile. Tanti consiglieri comunali, presenti due onorevoli del territorio, Iaia e Maiorano, tra il pubblico, associazioni, esercenti, cittadini comuni. Pesa l'assenza di chi scrive soltanto note stampa in occasione di situazioni eclatanti, ma poi puntualmente non partecipa alle iniziative. E proprio la partecipazione è uno degli elementi presi in esame in questo focus sul tema legalità e professionalità, impegno e partecipazione. Questo è un momento importantissimo perché consente di fare, di costituire quella rete fra le istituzioni e i cittadini per accrescere la legalità. È questo che si può fare di più ed è questo che dobbiamo fare di più. Le istituzioni svolgono il loro compito, l'amministrazione comunale svolge, come ha illustrato il sindaco, il suo compito, e allora con i cittadini, con le scuole, con le associazioni, con le famiglie, dobbiamo fare di più, dobbiamo costituire questa rete, una rete di legalità, e credo che questo sia il passo indispensabile per evitare episodi quali quelli che si sono verificati. Il centro storico, i centri di aggregazione in particolare necessitano probabilmente di una maggiore attenzione. L'attenzione delle forze di polizia, mi sento di dire, è massima sul territorio, compreso il centro storico, e lo dimostrano anche i risultati che le forze di polizia conseguono, e quindi questo però non ci fa demordere, e si prosegue in questo impegno costantemente in collaborazione, in modo coordinato, in maniera tale da poter restituire o far sentire la cittadinanza maggiormente sicura. Ai giovani cosa si sente di dire, quei giovani che magari adesso si allontanano dal frequentare Manduria per paura? Mi sento di dire che la paura non è mai il sentimento giusto per affrontare le situazioni. Se provano tuttavia questo sentimento, ne parlino in famiglia, ne parlino a scuola, si confrontino. Perché questo è l'unico modo per far venire meno la paura, e si interessino delle vicende della comunità. La partecipazione è la nemica della paura. Ho partecipato ad alcuni incontri presso le scuole, oggi questa organizzata qui in comune assieme al prefetto. Sicuramente sono incontri che cercano di portare un discorso di legalità tutto tondo, con la presenza di tutti gli attori, e quindi non solo delle forze di polizia, il prefetto in primis, ma anche altre istituzioni che possano dialogare e interloquire sulla legalità. Cosa si può fare di più riguardo ai centri storici che magari dopo le 22 hanno una, diciamo, vitalità diversa? Sicuramente un maggiore controllo anche con i sistemi passivi, diciamo le videosorveglianze, sono sicuramente un fatto importante, ma verosimilmente bisogna partire dal gruppo famiglia per poi passare al gruppo scuola e a quella che è la vita quotidiana, quindi una maggiore attenzione a quella che è il voler bene al proprio territorio, quindi non gettare una carta per terra, che può sembrare, come ho detto, una banalità, e non lo è, perché da quel momento si può comprendere se una persona è in grado di capire quali sono
le effettive esigenze del territorio in cui si trova e quali possono essere i segnali e diciamo, le situazioni migliori per questa società. Non giriamoci dall'altra parte, questo è fondamentale per migliorare le nostre condizioni. L'educazione sociale è un percorso lungo e faticoso, ma non posso non evidenziare che la partecipazione in questi due anni da parte delle realtà associative cittadine non è risultata attiva. Al contrario, ho percepito con amarezza la presenza di alcuni solo a seguito di eventi delittuosi con puntuale comunicato sui media. Noi però continueremo ad offrire alla comunità occasioni di riflessione sul tema legalità con le future iniziative e ancora una volta chiederemo la collaborazione di tutti per continuare il difficile percorso avviato, sapendo che per strategie procedurali bisogna tacere per consentire alle forze di polizia di lavorare serenamente, oltre a prestare ad esse la massima collaborazione. Questo è il mio impegno personale e dell'amministrazione. È un impegno che ho letto ad alta voce perché possa essere percepito almeno da alcune persone. Grazie. Cosa chiede di più alle forze dell'ordine? Cosa alla comunità? Alle forze dell'ordine è continua una richiesta, nel senso di un impegno, di fare rete, di sostenerci, di stare insieme ad assumere quegli atteggiamenti giusti per essere riferimento di una comunità. La comunità ha maggiore partecipazione, cioè non è possibile che ognuno di noi pensi che debbano fare gli altri. Ci vuole un coinvolgimento e una partecipazione attiva di tutti noi cittadini, in modo tale che si segnalino, che si isolino certi soggetti che conosciamo bene, che non attuano, diciamo, comportamenti sociali legittimi. Questi percorsi di legalità continueranno? Sicuramente, crediamo molto in questi percorsi. Uno, perché stiamo coinvolgendo le scuole e non possiamo assolutamente deludere nessuno. E due, poi coinvolgiamo la comunità, siamo convinti che la strada è la strada giusta, è lunga e forse pure molto in salita, però siamo convinti che pezzo pezzo e piano piano riusciremo a produrre i propri frutti, che è quello di uno rispetto delle regole che sono la vita sociale e democratica di ogni comunità. Continuare dunque a coinvolgere i giovani in questi percorsi di legalità, fare rete anche attraverso i protocolli per il controllo di vicinato, strumento che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione con le forze di polizia. È stato importante questa mattina avere la presenza a Manduria del prefetto, del questore, di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine per rappresentare la presenza dello Stato e la forza dello Stato sul territorio. Chiaramente non è un problema che riguarda soltanto Manduria, ma è una questione che attiene alla sicurezza di tutto il versante orientale della provincia, ma direi di tutta la provincia di Taranto. Le forze dell'ordine, il signor prefetto e il questore hanno rappresentato la loro vicinanza con i fatti, anche noi come rappresentanti del Parlamento abbiamo fatto presente quelle che sono anche le iniziative che come governo stiamo mettendo in campo e chiaramente è importante soprattutto per i giovani, per i ragazzi, per coloro i quali frequentano anche il centro storico, soprattutto della città, sapere che le istituzioni sono assolutamente al loro fianco e devono essere tranquilli. Ho accettato di buon grado partecipare a questo incontro organizzato dall'amministrazione Pecoraro perché il tema legalità, così come abbiamo ribadito, è un tema che è a cuore di tutti, quindi a 360 gradi, quindi è così come è a cuore di tutti e così come è attenzionato da tutti, tutte le parti coinvolte, tutti le parti attive devono dare il proprio contributo, quindi noi come parte politica, le forze dell'ordine come forze dell'ordine, ma anche così come abbiamo ripetuto nell'intervento, anche nelle scuole e nelle famiglie devono fare la loro parte. Quindi legalità è sinonimo di sicurezza, senza sicurezza non ci può essere sviluppo. Il nostro abbiamo sempre detto che è un territorio che ha bisogno di sviluppo e quindi senza sicurezza non ci può essere sviluppo. Guardiamo tutti quanti nella stessa direzione e benvengano queste manifestazioni alle quali noi sicuramente daremo tutto il nostro supporto possibile.